XVIII secolo, regno delle due Sicilie, Calabria e Citeriore, nella presila catanzarese tra Zagarise e Soveria Simeri. E questo è il contesto della storia di Cecilia Pagarò, una donna magara, secondo voce di popolo, e non solo. I suoi più grandi accusatori furono due canonici, Don Domenico Vecchitti e Don Francesco Biamonte. Finì a processo per stregoneria ed assolta dalla Gran Corte della Vicaria di Napoli, grazie ad un giovane avvocato catanzarese, Giuseppe Raffaelli. Si convinse di ciò anche Re Ferdinando IV, tanto che quella assoluzione fece giurisprudenza. Fin qui un po' di storia, che è diventata in questi giorni anche una pista teatrale e rappresentata a Soveria Simeri, proprio nei luoghi dove visse, dove divenne sposa e madre. Figlio mio, deve essere questa la tua fine. Perché mio figlio avrebbe dovuto lasciare i miei beni alla Chiesa? Una rievocazione storica voluta dall'amministrazione comunale e finanziata dal Ministero della Cultura. Preparazione dello spettacolo itinerante che è durata per ben 2 mesi, con la direzione artistica di Confine Incerto. Due attrici a dirigere il lavoro, Emanuela Bianchi e Anna Macri. Un connubio poi tra giovani ed anche adulti dell'associazione Ilora Zepam. Straordinario l'impatto con il territorio della rappresentazione dell'ultima magara, così come la costruzione di tutto lo spettacolo, realizzato con gente del luogo. Bravissimi gli attori per un giorno sui luoghi calcati da Cecilia Pagarò. Si sono districati con un testo impegnativo, di grande impatto, grazie anche ad una corta regia che non ha lasciato nulla al caso, curata nei minimi particolari. Insomma, uno spettacolo da godere dall'inizio fino alla fine. Che dire se non bravi. Oggi venni a cercare. Furbare morti ti voglio pigliare. Fino alla morte ti voglio levare. Furbare morto ti venni a cercare. Fino alla morte ti voglio levare. Urbare morto. Urbare morto.